Ehi là, buongiorno o buonasera, vedete voi. Oggi parliamo di supereroi e di costumi. Oggi interpretare un supereroe è una cosa fantastica, fuori dal comune. Molti attori possono tornare a essere anche un po' bambini, prendendo il ruolo del loro eroe preferito. Un tempo questo tipo di intrattenimento era più per persone di nicchia, ma oggi le cose sono cambiate. Eppure non tutto è rosa e fiori per i nostri attori. Per alcuni è una vera tortura interpretare il loro personaggio preferito, specialmente per il costume che comprende sia make-up e tanti accessori, che sono costretti a indossare anche con 40 gradi fuori, un po' come operai in fabbrica. Oggi andremo proprio a parlare di quegli attori che odiano davvero tanto il loro costume. Cominciamo! Spider-Man. Quei pochi attori che hanno interpretato il buon vecchio Spidey di quartiere potrebbero parlare per ore di quanto questo costume sia orribile da indossare. Il costume è veramente stretto e ovviamente questo lo porta a essere un tantino caldo. Secondo Tom Holland e Andrew Garfield è come stare dentro un forno. Per andare in bagno per di più sono costretti a togliere tutto il costume. In pratica se gli scappava da pisciare dovevano calcolare almeno mezz'ora in più per toglierlo o farsela addosso. Ma fortunatamente dopo alcune lamentele da parte di Andrew Garfield prima di mollare il ruolo il costume è stato leggermente migliorato, per essere indossato più velocemente e senza troppi accessori inutili come accadeva già dai primi Spider-Man con Tobey Maguire. Deadpool. Ryan Reynolds adora interpretare Deadpool, ma durante la lavorazione del primo film ha dovuto combattere con un fastidioso problema durante le riprese. La difficoltà di entrare dentro l'aderentissimo costume del personaggio, il cui materiale crea uno sfregamento spiacevole contro la pelle dell'attore. Fortunatamente la mamma del divo, Tammy Reynolds, è arrivata alla riscossa. Durante un'intervista con il cast di Deadpool 2 in occasione del San Diego Comic Con, l'attore canadese ha infatti scherzato su questo sistema inventato dalla madre, che ha eliminato il problema. È un sistema molto specifico, una ricetta fatta in casa, inventata da sua madre. Ha creato una crema speciale con varie miscele. Questo rimedio lo usa tutt'oggi perché sembra che creare un costume che non sia così stretto e ruvido sia davvero tosta. Ormai il primo è il costume buono e il pubblico è abituato a vederlo così. Anche solo il minimo cambiamento, secondo il regista, deve essere pensato bene. In pratica, per il nostro bene, il povero Ryan avrà pruriti intimi molto spesso. Black Panther. I fan Marvel in tutto il mondo hanno aspettato per anni che Black Panther apparisse sul grande schermo, e quando finalmente è accaduto è stato un successo senza precedenti. Ogni minimo dettaglio era stato esposto alla perfezione nei cinema, specialmente il costume, che per tanti è ancora adesso uno dei più avanzati mai visti, riuscendo a rendere l'attore quasi identico al suo personaggio nel fumetto, grazie a strumenti di editing avanzatissimi. Ma Chadwick Boseman non è altrettanto contento. Anzi, la prima volta che lo ha messo ha quasi avuto un attacco di panico, infatti è talmente stretto che per metterlo ha bisogno dell'aiuto del suo assistente. Per di più il caldo è così alto che l'effetto serra non è niente in confronto. E come saprete, per essere un eroe nel grande schermo bisogna davvero correre e saltare qua e là, quindi immaginate che afa. Mistica. Nei film della Marvel specialmente ci sono personaggi vari e caratterizzati da tanti dettagli, come per esempio Mistica, che non ha semplicemente la pelle blu, è molto di più. All'inizio veniva interpretata da Rebecca Romijn, poi è stata sostituita da Jennifer Lawrence, ma per entrambe all'inizio sono state usate le stesse tecniche di make-up. Per creare l'effetto da rettile non bastava pitturare di blu l'attrice, ma bisognava per ben 6 ore ricoprirla di pezzi di silicone blu, e per farlo servivano ben 7 make-up artist professionisti. Dopodiché si pitturava di blu creando almeno 5 strati belli pieni, in modo che non rimanesse nemmeno una piccola parte di pelle rosa. Ma non finisce qua il divertimento: se fosse stato semplicemente dello stesso blu senza sfumature, la pelle sarebbe sembrata troppo finta. Quindi queste sfumature andavano aggiunte e per farlo servivano altre 4 passate di vari colori più leggeri e vicini al blu. Ovviamente, anche se era pittura per il corpo, qualche problema con tutto quel make-up sicuramente ci sarebbe stato, o no? Infatti Jennifer Lawrence ha avuto una reazione allergica con infiammazioni in tutto il corpo. Perciò è stata creata una tuta ultra sottile per il corpo della ragazza, e sullo schermo Mistica appariva più nella sua forma umana negli ultimi film, in modo da far respirare l'attrice. Harley Quinn. Per tutti l'arrivo di Suicide Squad era un'emozione unica, e sia gli attori che il mondo intero erano impazienti di vedere il risultato finale,
Ma per la povera Margot Robbie, che ormai era diventata l'idolo di ogni ragazzina, è stato abbastanza doloroso entrare nel costume di Harley Quinn. Come per gli altri, doveva indossare i vestiti di questo personaggio iconico, quindi grossi stivali, una mazza da baseball e accessori alquanto ingombranti. È vero, nemmeno gli altri personaggi indossavano vestiti semplici, ma lei spesso mangiava da sola dei panini con il suo addosso, anche se era bagnato o sporco. Perché? Semplicemente perché non ritenevano necessario farglielo togliere il costume, che dopo tutto non era ingombrante come per gli altri. Anche il fatto di dover essere così scoperta all'inizio non le piaceva moltissimo, ma voleva assolutamente recitare quella parte e rendere tutto perfetto. C3PO. L'attore britannico Anthony Daniel è conosciuto specialmente per il suo ruolo di C3PO nella saga di Star Wars. E i fan più accaniti non saranno nemmeno sorpresi di sentire questo nome, visto che è stato sempre lui in tutti i film del franchise a recitarlo. Anche se non ha mai mostrato la sua faccia, pensate che in realtà non voleva interpretare davvero C3PO all'inizio, era molto dubbioso. Ha provato il suo costume per intero soltanto un giorno prima dell'inizio delle riprese. Ma ormai era troppo tardi per rifiutare, nonostante avesse scoperto che indossare quel costume era un vero inferno. Diversamente da ciò che accade oggi, nulla era fatto con la magia dell'editing, o almeno per quanto riguarda la parte del costume. Il suo costume era completamente di plastica e composto da molte parti da indossare. Non poteva né correre né camminare veloce o muovere un pochino le giunture di braccia e gambe. Doveva stare lì dentro fino alla fine e il calore assurdo che si generava è meglio che non lo sappiate. Pensate che la sua pelle era abbastanza rovinata e durante alcune riprese si è dovuto spesso medicare e indossare pure delle bende. Batman. Gotham City ha avuto davvero tanti Batman durante gli anni e i designer dei vari costumi hanno avuto un sacco di lavoro ogni volta per cercare nuove frontiere di realismo, dal divertente costume stretto degli anni 60 all'armatura pesantissima di Batman vs Superman. Ne abbiamo viste davvero tante, forse anche troppe. Quasi tutti gli attori entrati dentro i loro costumi hanno avuto diverse difficoltà. Nel fumetto era elastico e antiproiettile e consentiva addirittura di guidare la Batmobile con troppa facilità. Riprodurlo nei film non è mai la stessa cosa. Per esempio, quando Tim Burton ha preso il comando di uno dei film, ha deciso che doveva essere Michael Keaton il nuovo Batman. Il problema è che questo attore non era alto e forte come il personaggio nel fumetto. Per questo il suo costume era molto, ma molto spesso e pesante. Per far sembrare avesse una stazza e dei muscoli disumani. Così pesante che l'attore ha sofferto di leggera claustrofobia in quel periodo. Fortunatamente nelle versioni più avanti è stato usato un materiale più elastico e meno scomodo, ma comunque le difficoltà nel muoversi erano tante. Per questo a volte i movimenti di questo eroe su schermo sembrano davvero molto meccanici e poco fluidi. Godzilla. Ciò che vediamo oggi di Godzilla per lo più è fatto a computer grafica. Il fumo, le fiamme, la distruzione, il personaggio stesso. Ma nel 1954 il primo Godzilla è stato rilasciato e tutto era diverso. All'inizio il regista voleva usare delle semplici animazioni in stop motion, ma l'idea fu abbandonata per creare un vero e proprio costume da far indossare a qualcuno, senza utilizzare ovviamente pupazzi. Il primo quindi era fatto di stecche di bambù, pezzi di metallo vari e latex, pesava quasi 100 kg e un attore doveva pure entrare lì dentro. Più avanti è stato utilizzato anche un robot telecomandato creato apposta con le sembianze di Godzilla, ma per la maggior parte erano attori in carne e ossa a sopportare l'inferno di questo mostro in tutti i sensi. Tra loro per esempio c'era Haruo Nakajima. Era stato scelto per la sua incredibile forza ai tempi, ma durante i primi test per indossarla è caduto rumorosamente al suolo più di una volta. Dopo è stato creato un costume più leggero, ma non abbastanza, perché l'uomo non riusciva a stare in piedi più di 10 minuti senza morire dal sudore. Con tutte queste cose il povero Nakajima ha perso ben 9 kg durante le riprese del film, che poi è diventato un vero e proprio cult, quindi dai, non è andato tutto sprecato. Lanterna Verde. Ok, ormai sappiamo quanto alcuni costumi siano pesanti o stretti, insomma, veramente infernali, visto che nemmeno il make-up e le varie parti accessorie scherzano. Quindi perché non creare un costume solo con la computer grafica senza far soffrire gli attori? Bella idea, o no? Non direi proprio. Come avrete capito, con le tecnologie di oggi è possibile, ma bisogna davvero stare attenti alla minima cosa. Per esempio, Lanterna Verde non è stato proprio il massimo in termini di costume, come ricorderete. Quasi tutti i fan dell'eroe concordavano sul fatto che fosse orribile da vedere. Ma più di tutti era Ryan Reynolds a odiarlo, così tanto da farci anche uno scherzo su Deadpool. Doveva ripetere gli stessi movimenti mille volte e compierli in modo preciso.
perché altrimenti rischiava di rovinare il lavoro degli editor. Non aveva molta libertà di azione e questo lo odiava assolutamente. E sentire poi le critiche dei fan lo rattristava anche di più, perché non era per colpa sua che era venuto tutto così piatto e fin troppo verde. Con questo concludiamo. A voi quale costume piace di più? Ricordatevi che anche il più semplice degli eroi richiede persone coraggiose che possano recitarlo e che siano disposti a morire di caldo e sudare come pochi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, condividetelo. Se siete nuovi, iscrivetevi e al prossimo video, gente!